Continui a fare sesso con una persona che non ti vuole, non ti fai rispettare, però non riesci a dire di no. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella di Sant'Andrea che vedete qui sotto per avere le notifiche dei futuri video che farò. In questo canale si parla di narcisismo, si parla di relazioni tossiche, si parla di desideri di riconquista, desideri di sana vendetta e di dipendenze, che sono poi il nocciolo duro, delle relazioni, in cui si soffre e si sta male. Bene, facendo una piccola premessa che ormai è da tempo che non parlo, come magari molti altri, politicamente corretto a proposito di narcisismo e dintorni. Politicamente corretto nel senso che non sono una di quelle persone che vi dirà quando trovate un narcisista patologico prendete e scappate, perché a volte la persona ferita dal narcisista, ha bisogno di ricostituire in qualche modo la sua autostima profondamente lesa in una relazione appunto tossica, e ci sono diverse strade. Una di quelle è allontanare il narcisista patologico, e l'altra strada è quella invece di fare una serie di dispetti, magari anche puerili, ripeto, una strada non politicamente corretta e non socialmente accettata da alcuni. E questa modalità è quella che consente alla vittima, chi si sente vittima di una relazione con un narcisista, di farsi giustizia da solo, ripartire dal senso di giustizia che è stato sicuramente in qualche modo di cui si è sentita deprivata, e ripartire da lì per poi non tanto continuare una relazione con un narcisista, perché è sempre a rischio e pericolo della preda, della vittima, insomma, ma anche per sentirsi più forte. E poi chi vivrà, vedrà. Sento poi molti, molti di voi, molti veramente no, alcuni di voi che vengono sotto i commenti, soprattutto non quando si parla in generale di narcisismo, ma quando parlo di riconquista, di diventare l'ossessione, la curva del grafico, vabbè. Persone che hanno la volontà di farsi il giro tutte le sere o tutti i giorni, a qualsiasi ora, dei vari YouTuber che parlano di narcisismo patologico. Si tratta di persone colpite da un narcisista e mi dispiace molto, sono state profondamente ferite e ne sono venute fuori, magari allontanandoli del tutto, anche se li pensano continuamente, che dicono, e si evince che superficialmente, solo apparentemente, siano uscite dalla relazione tossica e sono, quindi dovrebbero essere molto felici di questo, ma vengono puntualmente a farsi il giro di tutti gli YouTuber che parlano di narcisismo per contestarli se dicono qualcosa che queste persone, queste vittime, ex vittime, non hanno fatto. Cioè, se io parlo di ossessione, di riconquista in modo sano, non quando si tratta di violenze psicologiche forti o di botte, questo l'ho sempre precisato, vengono sotto i miei commenti e mi dicono che quello che dico è profondamente sbagliato, perché quelli sono mostri, perché bisogna, verso Satana, bisogna stare lontano da Satana. Cioè, una chiave che sta tra l'onirico, il biblico e la fantascienza, usciti dal film dell'esorcista, sembrano, cercano di contestare cose che ovviamente no, non ha senso commentare, perché se siete veramente risolti, che ci state a fare sotto il mio video? Ma chi si è liberato veramente di un narcisista? Avete la missione sociale, no, di divulgare il verbo, di insegnare a tutti, ma fatevi un blog, ma non venite dopo anni che siete lontani dal narcisista e dovreste aver risolto la cosa a venire a diciamo, stimolare i gabasisi sotto il mio canale. Detto questo, non me ne infischia, perché potrei bloccarvi e segnalarvi o qualsiasi altra cosa, ma potete stare dove state, tanto siete innocui per me.
E con tutto, vi auguro veramente di dimenticare tutto il dolore che avete subito, perché quello è sempre una cosa, è la vostra rabbia, diciamo, la vostra voglia di infierire anche su di me si concepisce per la grande sofferenza che avete avuto. È un atteggiamento un po' aggressivo, passivo, che vi rende anche un pochettino pesanti, però, devo dirlo. Allora, oggi veniamo al sesso che vuoi fare in una relazione tossica, vuoi fare comunque con una persona che ti sta evitando, che ti usa soltanto come strumento per scaricare tutta la sua libido e niente più. E ti ostini magari, e questo lo sento purtroppo al telefono, ti ostini magari a pensare che in fondo tra voi due c'è una grande connessione. Sì, la connessione 5G. Ecco, a tutte queste persone che mi parlano di connessione 5G con un partner abusante, con un partner evitante, con un partner che non considera affatto la preda se non il minimo sindacale messaggi, con i messaggi di testo ad minchiam per tenerla al caldo e portarsela a letto quando può. Ecco, di questa connessione 5G io direi veramente la prossima volta che mi parlate di connessione, vengo dove state e vi spengo il router, perché non è possibile avere una grande connessione con una persona che non ti vuole. Non, se ti va di fare sesso sfrenato con chiunque lo puoi fare, e chiaramente se passa dal divertimento va tutto bene, ma se pensi di insistere a farti usare perché poi stai male da una persona che ti vuole soltanto per sesso, e mi sembra anche abbastanza esplicito il comportamento. Bene, allora devi imparare due cose sul sesso che magari nessuno ti ha mai detto. Allora, innanzitutto, nelle relazioni che funzionano, spesso, quando mi capita di parlare con persone anche di un'età, dai 45 in poi, non è facile incontrare potenziale umano in grado di darci delle emozioni, per averci una storia, per costruirci qualcosa. Ovviamente siamo degli animali sociali, quando abbiamo 20 anni, 30 anni, siamo tutti spaiati in cerca del calzino gemello, però poi già insomma, nel momento della filiazione, nel momento in cui l'orologio dice time out, tutti poi si sposano per fare figli, e quindi gli altri, quelli che rimangono single, non riescono, no, trovano sempre meno materiale umano, ecco. E quindi, cosa è esplosa nel tempo grazie alla tecnologia? Sono esplose le chat, però purtroppo in chat è molto facile abbordare tutto l'esercizio, tutti gli oneri che dovevano avere i corteggiatori una volta per poter avere un minimo di incontro, anche fisico, avventuroso con una donna, erano veramente gravosi. C'era molto da fare, ecco. Quindi, se proprio non ti andava di stare con una donna, ci pensavi due volte prima di mettere sul teatro e corteggiarla e andartela a concupire. Oggi, però, con le chat, e l'ho già detto forse in altri video, è facilissimo abbordare qualcuno. Da un lato c'è il desiderio femminile di incontrare un partner anche superata l'età biologica, quindi tante primipare attempate scambiano la voglia di emozioni e di sesso con la voglia, che non è rimasta sopita, di incontrare ancora, pure a 60 anni, l'anima gemella, e quindi scendono a compromessi con uomini che vogliono semplicemente farsi una bella ramazzata. Quando sento le relazioni, cerco di capire come sono nate, perché la degenerazione di queste relazioni ha sempre dei sintomi primordiali, dei sintomi. La relazione degenerata, insomma, ha sempre degli utili agganci a come è iniziata. E tante donne iniziano a chattare, ad entrare, ma non con persone della loro zona, del loro raggio, quindi fino a 40, 50, 80 chilometri, ma si spingono anche
in chat con chiunque. Ecco, se io vado in chat e sono una donna e penso di vivermi una situazione con una persona che sta a 800 km, che sta a 500 km, e mi aspetto che quella persona poi, nel momento in cui ci piacciamo, voglia da me una relazione seria, chiaramente ho le idee molto confuse. E comunque, anche in casi di chattatori, come si può dire, che sono nella stessa città, spesso e volentieri, insomma, il narcisismo si annida moltissimo nelle app di incontri come Tinder, come Badoo e come anche Facebook. Quindi diffidate sempre da chi entra in chat perché avete degli amici in comune o finti suggerimenti di amicizia e inizia a chattare con voi e parla del più e del meno. Poi da queste chat in cui spesso ecco, i convenevoli abbondano proprio, si passa al numero e spesso e volentieri si ritrovano dopo pochissimo tempo i due chattatori a fare sexting. Il sexting non porta ad una relazione, cioè sexting inteso come prima di vederci e soprattutto in queste relazioni un po' a distanza si fa sesso, cioè mi mandi una foto delle tue mutandine, mi mandi una foto di te con, insomma, delle tette, insomma, messaggi erotici che portano ad una sessualità, diciamo, un atto sessuale, insomma, anche se virtuale, tra i due partner. E poi arriva l'incontro, magari anche fisico. Però ecco, il sexting dove porta? Porta ad altro sexting. Il sexting muore nel sexting, o comunque finisce nel sesso, nel grande cesso del sesso. Che cosa significa? Se tu vuoi che una persona possa provare desiderio per te, che non è semplicemente un desiderio sessuale, che non è semplicemente uno scaricamento dell'impulso sessuale, che qualche strumento vivente, no? Una forma vivente per scatenarsi lo deve pure avere, beh, allora devi far leva sulle tue qualità. Ma perché quando sentite i video, quando se, non lo dico io che non dico novità, ma quando qualcuno ha detto, non l'ha fatto per così, perché aveva voglia di dare fiato ad un pensiero passeggero. Quando qualcuno ha detto che la donna non deve darla prima di farsi conoscere veramente da un uomo, prima di scatenare nell'uomo il desiderio di conoscerne le virtù, conoscerne le qualità e innamorarsene, allora perché darla? Cucitevela, cucitevela. Questa è la regola fissa. Cucirla sempre. E dici, vabbè, ma il desiderio esiste in tutti. Allora, l'amore, ma da tutti, da Platone a tanti altri, l'amore altro non è che un'idealizzazione, l'amore altro non è che un legato soprattutto al motore e all'essenza del mondo, l'essenza motrice, la forza propulsiva. La forza propulsiva che è il desiderio. Se noi non possediamo il desiderio, noi non vogliamo niente. Il desiderio, che cos'è? Il desiderio è alimentato da una mancanza, dalla mancanza di qualcosa. Ok? Il desiderio è sempre rivolto a ciò che non abbiamo, non a ciò che abbiamo. Ma questo, ecco, lo ripete anche sempre Galimberti, voglio dire, e io non sono Galimberti, mi faccio portatrice per n a volte di un pensiero sacrosanto. Se io desidero quello che non ho, sicuramente il desiderio di quello che non ho no, non sarà proprio equiparabile a quello delle cose che ho. Che cosa significa? Se io ho una fidanzata, vivo una relazione stabile, non la desidero più? No, non significa questo. A parte che è eterno il discorso sul desiderio.
Però se io consumo la libido sessuale soltanto attraverso il sesso con una persona, non avrò spontaneamente il desiderio di andare oltre. Questo sto parlando della forma mentis maschile. Gli uomini e le donne sono diversi. Ecco, la donna arriva a fare sesso perché si sta innamorando. L'uomo parte dal sesso, ma se ha sesso difficilmente si innamorerà. Ma siccome questo è come se non l'avesse mai scritto e detto nessuno, perché viene rimosso e cancellato ogni volta che attraversa i pensieri femminili, la donna che pensa e ha paura e ha tante insicurezze e ha paura e ha un'autostima molto bassa, pensa che magari attraverso il sesso possa conquistare e tenere a legaccio un uomo. E nel frattempo che ci fa sesso, magari lui si innamora ed è completamente sbagliato. Se tu non hai autostima, se non hai fatto niente per te stessa, ma tutta la vita, a parte il lavoro di cui ti sei magari accontentata, hai semplicemente raccontato di te il nulla che nulleggia proprio, perché non hai stimoli se non quelli di trovarti un uomo. All'uomo che cosa gli racconterai? Che cosa trasferirai all'uomo di te? Che sei una che si soddisfa all'idea semplicemente di una famiglia, di due bambini, una donna senza qualità, una donna perché dovresti amare una donna che non si racconta di sé come di una donna che vuole realizzare desideri che non hanno niente a che vedere con la relazione. È questo che interessa un uomo. La donna autonoma è una donna che si sgancia dal desiderio di conquista dell'uomo e pensa a conquistare altri obiettivi che con l'uomo non c'entrano proprio niente. Ecco, quindi abbiamo parlato di desiderio, di desiderare quello che non ho. Quindi se un uomo tu non gliela dai, ti desidererà sempre. Sì, vabbè, poi arriva il momento in cui comunque gliela devo dare e lì tutte le belle parole. Non è vero, perché nel frattempo temporeggi. E ti conosce, ha modo di conoscerti. Ecco. E quindi leva che vai subito a letto con una persona e continui a fare sexting perché pensi di averlo a legaccio. Ma quando mai? Ma quando mai? Il problema poi che subentra nella relazione del narcisista che torna solo per fare sesso, ormai ti sei innamorata, sì, c'è la connessione 5G tra di noi. No, c'è la connessione con un uomo inaffidabile, un uomo che ti attira perché c'è un certo pathos, un certo coinvolgimento in chi è con chi è sfuggente, e questo ovviamente nell'atto sessuale viene fuori, ma soprattutto la connessione che tu senti è quella sessualità che deriva da una grande nevrosi di angoscia che hai. Perché all'origine degli stimoli sessuali, l'istinto sessuale è vero, c'è, ma c'è una forma di libido che viene scaricata, che è legata, diciamo, è legata moltissimo ad una cosa importante, che è la nevrosi. Ecco, più nevrosi abbiamo, più cercheremo di scaricarle in tanti modi. Quello più semplice è il sesso. È il sesso. Se tu però nella relazione con il narcisista levi il sesso, quindi veramente oltre a negarti, riesci veramente a non dargliela più, perché comunque la rivincita passa anche e soprattutto da questo, da non dargliela, perché è la prima cosa che nei suoi cucù, nei suoi ripescaggi farà è quella di cercarti per sesso, visto che ormai ti è agganciata mentalmente, cerca di superare questa pulsione, questa voglia di stare con il narcisista, con l'abusante, diciamo, anche semplicemente sessualmente, inibendo così la tua pulsione sessuale. Cosa fai? Non la vai a rimuovere, balla a sublimare, perché ovviamente rimuovere una pulsione sessuale non è positivo. Cioè, tutti ce li abbiamo gli istinti sessuali, uomini e donne, però cerca soltanto di sublimarla. Sublimarla, cioè prendi questa libido che hai, prendi questa libido e sublimala in qualcosa come l'arte, come la scrittura, come la poesia, come la fotografia, come il ricamo, l'uncinetto, qualcosa che ti dia grande soddisfazione. Se riesci a incanalare quella libido
quelle nevrosi che scatenano la libido, che sono ovviamente già l'istinto c'è, più c'è le nevrosi, le frustrazioni d'amore, è chiaro che poi un sfogo sessuale pensi che sia la cosa più immediata per placare il tuo senso di angoscia. E invece no, devi sublimare la tua libido con azioni di alto livello, di basso livello. Stiamo parlando di sesso. Se avete un problema e il narcisista ha tanti problemi legati alle sue angosce, al suo vuoto, cerca il sesso anche per placare, oltre che per dominare attraverso il sesso, anche per placare con la pornografia, con il sesso virtuale, con le escort e con le tante donne dell'area per placare il suo senso d'angoscia. Ma questa è la via più facile per scaricare, diciamo, la libido. La libido sublimatela così non avrete più bisogno di darla al vostro abusante, al vostro narcisista. E crollerà anche quel mito della connessione 5G, come la chiamo io, che avete con lui. Inizierete a provare un certo distacco, chiudere le tube, andare su YouTube per vedere i miei video, ma chiudere le vostre tube. E sublimando in attività molto alte, riuscirete non essere asessuati, ma almeno a considerare la sessualità non come cadaveri in pasto al necrofilo, ma destinarla quando avrete delle storie, diciamo, molto più belle. Il sesso fine a se stesso, io non sono d'accordo, non sono all'antica, ma arrivata alla mia età e con le mie considerazioni, ritengo che il sesso sia un'attività molto bassa, che attiene alla libido, ma la libido bisogna cercarla altrove. È molto bello fare sesso quando inizi una relazione e non sai quello che succederà. Quando c'è il mistero, quando vuoi conoscere questa persona che ti sta piacendo e non sai che succederà, ma fare sesso con chi ti usa solo per sesso, fare sesso con qualcuno che non ti piace solo per scaricare i tuoi istinti, mi fa pregustare un senso di morte. Perché in un atto sessuale che sai già che si conclude con l'atto sessuale e non si va oltre, c'è un senso profondo di morte che ti creerà angoscia, di cui continuerai ad avere bisogno, ma non appartiene al concetto di bellezza. E tu puoi vivere bene soltanto se coltivi il concetto di bellezza. Cucitevela per le donne, imbalsamatevelo per gli uomini. Un bacio a tutti.